Salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Vrex e oggi andremo a vedere 10 plagi che si possono trovare sul Google Play Store, ovvero lo store degli smartphone dove è possibile scaricarsi le app. Oggi però non sarò da solo, infatti questa è una collaborazione con Mr. Robo Joker. Salve a tutti ragazzi, io sono Robo Joker e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con l'amico Rex Games. Ovviamente, essendo una collaborazione su questo canale, troverete 5 plagi, ma se volete vedere gli altri 5 dovete necessariamente andare sul canale di Robo Joker seguendo il link diretto per il collegamento che trovate in alto, in basso e in fondo al video. Prima di cominciare però con la lista dei giochi, bisogna tenere a mente una cosa, ovvero cosa vuol dire plagio e proprio il concetto di plagio. Spesso ci si dimentica che ci sono varie tipologie di plagi, che però si possono riassumere in due categorie, ovvero il plagio, diciamo, commerciale e il plagio intellettuale. Tutti più o meno sappiamo, no, cos'è un plagio, quando fondamentalmente, no, si copia l'idea di un altro e la si fa propria, no? E vale in qualsiasi ambito, videoludico, letterario, insomma, un po' ovunque. E poi susseguono cause legali, no? Insomma, si vede spesso anche in ambito musicale quante cause legali di plagio. Quando parliamo di plagio intellettuale, si parla di copiare l'idea di qualcuno aggiungendo però alcune cose che quindi rendono il prodotto finale diverso a quello a cui ha attinto. Per farvi un esempio, l'applicazione chiamata Hustle Castle prende a piene mani da Fallout Shelter, però ha aggiunto alcune feature, alcune cose che in Shelter non ci sono e quindi l'applicazione risulta alla fine simile ma non proprio del tutto uguale. Non ha copiato per filo e per segno qualsiasi cosa tanto da andare a violare il copyright. Non che questo giustifichi il fatto che sia bello vedere qualcuno che copia qualcun altro, ovviamente. Con queste info bene in mente direi proprio di iniziare con il primo plagio di oggi. Veniamo a All Star Saga, una vera saga che ha costruito il suo impero sull'utilizzare personaggi pescati da vari anime e manga, buttarli tutti insieme in un gioco di dubbia fattura, secondo me. Infatti, come si vede, sono presenti tantissimi personaggi di One Piece, di Naruto, di Dragon Ball, veramente di qualsiasi manga o anime, buttati all'interno di questo gioco che utilizza il meccanismo delle summon e RNG per, diciamo, trovare personaggi nuovi da utilizzare nelle varie missioni. Essendo un gioco che sfrutta le meccaniche RNG, vuol dire che utilizzando ad esempio delle gemme, dei soldi, insomma quello che si può utilizzare nel gioco, vengono fatte delle summon, ossia si pescano in maniera casuale dei personaggi che possono essere più o meno forti. Queste gemme, diciamo così, sono ottenibili anche tramite microtransazioni, quindi giochi come All Star Saga secondo me sono davvero preoccupanti. Per quale motivo? Sfruttando l'idea degli altri, perché badate bene, non c'è nessuna licenza in questo caso, si fanno soldi. Qualche anno fa, forse ve lo ricordate, divenne abbastanza virale su YouTube dei gameplay di un gioco chiamato 30 Second, in cui il giocatore doveva raffare il più possibile prima di rifugiarsi nel bunker antiatomico, dopodiché diventa una sorta di gestionale, con quelle risorse che il giocatore era riuscito ad accumulare, poteva assicurare la sopravvivenza di se stesso e degli altri sopravvissuti in base anche alle decisioni che prendeva durante il gioco, aiutare anche gli altri a sopravvivere oppure condannarli a morte. Siccome era un giochino che comunque ha fatto abbastanza parlare, perché non fare una copia fatta male, orribile, con una grafica scadente e chiamarlo Alive in Shelter? Sì, questo gioco non è la copia sputata, con l'unica differenza che la grafica è orribile. Ci sono veramente pochi secondi per arraffare il più possibile e una volta che si entra nel bunker il gioco praticamente smette di funzionare così. Funziona per un po' e poi dopo i comandi cominciano a non rispondere, le risorse cominciano a sparire, insomma a non funzionare più come dovrebbero e quindi il gioco risulta alla fine ingiocabile. Quindi non solo è un plagio bello e buono di un altro gioco, ma poi l'hanno fatto anche veramente pessimo. Perché sforzarsi? Io so già da solo che è un plagio, quindi perché devo farlo anche bello, no? Altro titolo di cui vorrei parlare è Beach Buggy Racing.
Il titolo è molto conosciuto nel mercato Android, è un titolo anche molto ben fatto, sicuramente davvero divertente, ma va da sé, come si può ben vedere, che è un gioco che pesca molto da titoli come Mario Kart, veramente molto simile per la modalità ovviamente racing, con fondamentalmente le scatole, chiamiamole così, poi qui sono dei punti interrogativi dove si possono ottenere delle armi, potenziamenti per il proprio veicolo per sconfiggere gli avversari. Devo però dire che in questo caso, per quanto l'idea è molto simile, ha una sua identità e devo dire che il gioco risulta anche abbastanza divertente. Arriviamo a parlare di Rambo, ragazzi. Rambo, ve lo ricordate Rambo? Proprio Sylvester Stallone col mitraglione, no? Ma di cosa stiamo parlando? Voi non state guardando un video su un film. Voi state guardando un video che parla dei plagi che si trovano sullo store. Quindi perché non rubare Jack di Final Fantasy X, chiamarlo Rambo Revenger? Che poi io dovrei fare delle domande. A parte che è palesemente lui inclusa la spada, ma poi la thumb del gioco si chiama Rambo Revenger, ma il gioco si chiama Rambo Combat Warrior of the Street, quindi Rambo con una spada, boh. E poi, quindi, mi dovete spiegare perché il titolo del gioco è diverso, perché hanno dovuto prendere Jack di Final Fantasy X, perché nella miniatura del gioco compare Diva di Overwatch. Allora, questo mi ha fatto veramente morire dal ridere, ed il titolo di questo gioco è Car Rocketball Turbo Soccer League. Con questo nome altisonante, guardate che popò di gioco ci tocca vedere. Cioè, nulla da dire ovviamente che è una scopiazzatura pari pari di Rocket League, ma questo penso si veda abbastanza bene. Però devo ammettere che la figata di giocare a calcio con delle ruspe, cioè, è una cosa pazzesca, è veramente trash, ma credo che sia quel trash davvero divertente. Beh ragazzi, purtroppo anche questo video giunge al termine. Vi ricordo di passare ovviamente dal canale di RoboJoker e di iscrivervi al suo canale, e soprattutto per vedere anche il video che lui fa e la seconda parte di questo video, cioè ovvero le altre 5, gli altri 5 plagi che si possono trovare sullo store. Detto questo ragazzi, non mi resta altro che salutarvi, e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.